nella scorsa puntata di Dall'Italia alla Spagna. Rinvenuto da un sonno profondo, Nazzi riprende il suo cammino, con la speranza di raggiungere la lontanissima Brescia, e sotto al sole cocente, inizia la sua corsa, vedendo pian piano tramontare il sole, davanti ai suoi occhietti. Verso sera poi, finalmente Nazzi raggiunge il suo traguardo, superando, forse, il suo vecchio record. Teo, è qui la mia borraccia. Grazie. A dopo. Ecco qua. Ignazio, come va la giornata? Oggi riparto. Come? Volete venire con me? Ah, sì. Dai, sembra a te devo aspettare. Matteo, dai, è ora che devi partire, dai, muoviti. Gli altri mi sono sembrati così strani oggi. Facciamo. Grazie, Matteo. Tre giorni e arrivi in Spagna. Va bene, sì, tre giorni. Ciao, patatone. Ciao. Ragazzi miei, buongiorno. Il riposo è finito, stiamo per riprendere il nostro cammino in direzione Spagna e qui c'è la struttura, cioè la stazione che abbiamo salutato la scorsa volta. È qui che abbiamo spento il GPS, è qui che lo riaccendiamo e riprendiamo il nostro bel cammino. Oggi vi farò conoscere una persona speciale, ma prima di farlo sto andando in direzione centro per conoscere anche questa splendida Brescia. Andiamo. On a treasure hunt, I long for something new. E lui? The fairies when they sing and dance. Ma piccolino. E tu che ci fai qua? Mamma mia, che voglio un spettacolino oggi qua. When I close my eyes, I see. Waliu, qui abbiamo il Duomo nuovo, guardate qua. Allora, e qui invece abbiamo il Duomo vecchio, guardate che bella forma che ha. Ah, vabbè. Che bello. Visitato e salutato il centro di Brescia, direi che è arrivato il momento di salutarla piano piano e mi sto dirigendo verso il lago di Seo, voglio fare tappa lì oggi, ma prima di farlo sto per incontrare un ragazzo che si chiama Matteo, che alcuni di voi già lo conoscono e sarà una bella sorpresa. Ciao Brescia, è stato bello. Ma caspita, sei andato... Si è andata ad imboscare qua, in mezzo a nulla. Ragazzuoli miei, siamo arrivati al punto che dovevamo raggiungere e direi che è arrivato il momento di presentarvi una persona che è davvero una persona speciale e lui è il grande Matteo. Sono con Matteo The Farmer e lo conoscete sicuramente tutti quanti perché è una persona incredibile, un grande lavoratore che praticamente si occupa appunto della campagna. Adesso siamo al suo podere e adesso vi mostrerò un pochettino quello che c'è e vi farò raccontare qualcosina. Dopo dicono che è fake. No, guarda, ci sta, ecco qua, il podere ci sta. Ci sono i nostri pomodori. I pomodori di quest'anno sono veramente indemoniati. Cioè, li ho legati 5 giorni fa, caspio, guarda. Sono diventati giganteschi, sono più alti di me. No, che belli. Stanno venendo su bene quest'anno. Alla faccia. E dell'organo qua. Sento anche odore di basilico. Possibile? È tutto in postazione, vedi, noi lo togliamo. Mamma mia. Perché vedi che è spettacolo. Tutto in postazione, quindi è insalata, basilico sotto, che viene ombreggiato da
qua tu hai mais, hai zucchine. Ah, quindi tu metti, fai, diciamo, piante più piante insieme nello stesso punto. Sì, in verità è molto più studiata, però sostanzialmente il concetto è quello, nel senso che la distanza di trapianto e l'irrigazione sono state studiate in modo matematico, e dopo anche come sono state messe gli ortaggi sono a forma di esagono, in modo tale che ogni pianta abbia lo spazio necessario per vivere bene in consultazione. Però spettacolo, sì, ammazza se funziona. Che le insalate sono belle attaccate, ma perché vai a fare proprio, cioè ogni tanto c'è qualche infestante, tipo qua sta un infestante, però cioè, capisci che è un infestante. Sì, sì, sì. Su cioè, diciamo, questo ti porta anche a doverci prestare un po' meno attenzione del normale? Assolutamente. Vedi, questo qua è prezzemolo, peperoncino, insalate. Mamma mia, quindi che bello. Hai un po' di... sì, biodiversità ne abbiamo tanta. Più hai biodiversità, più riesci a gestire al meglio. Sì, sì. Matteo l'ho conosciuto perché tempo fa abbiamo provato anche noi a gestire un po' la campagna. Siamo stati molto, molto inventivi, non è che è andata proprio benissimo la campagna. No, 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 però ci siamo sentiti un po' di consigli e quant'altro, da lì comunque abbiamo continuato a sentirci, e dato che mi trovo a passare a Brescia potevo non venirlo a conoscere di persona. E ragazzi miei, davvero un grande uomo in tutti i sensi, perché è altissimo, sei proprio alto, è davvero un grande lavoratore. Ma ciao piccolini, oh, ma quanto sei bello, ciao cucciolo. Le mogliate, si staci un po' lontano perché saranno incazzate. Stanno portando tanta roba dentro, mamma mia. Una mi ha colpito, che vuoi? Vuoi litigare? No, guarda, spostati. Sì, andiamo. Sulla piattaforma d'arrivo, vedi? Sì. La cosa bella è che praticamente stiamo visitando le terre di Matteo, no? Cioè, le terre sembrano appezzamenti. Oh, dove stiamo andando? Dove mettiamo piede? Lui non mi guarda mai negli occhi, ma guarda subito le piante e va subito a togliere le cose che non vanno. Quindi significa proprio che ci tiene tantissimo, guardatelo. È bellissimo. C'è la propria. È che non riesco a stare con le mani. Sì, ma infatti si vede. Meglio la natura che il campo. Sì, sì, sì. Cioè, almeno la natura in certo. Immagino che arriva una grandinata. Tu non devi dire quelle parole quando siamo al vigneto. E non sei abilitato a pronunciare certe parole. Scusa Matteo. Da quando è che fai, diciamo, questo mestiere, possiamo dire così, che stai proprio nelle campagne, ereditato, tuo papà, non lo so. No, chi è ereditato? È tutta cosa tua? Tutto da zero? Io da zero. Mamma mia. Sacrifici su sacrifici. Io sono partito con 0 metri quadri. Questo qua è in affitto, quindi non ho i soldi per comprarlo. Podera ha compiuto quest'anno 7 anni. Ok, da 7 anni, quindi, quindi possiamo prima dire. Ho fatto l'orto in giardino, prima sul balcone, poi in giardino e poi podere. È un qualcosa che è nato piano piano, poi è partita, sì. È stato l'inizio della fine perché ho incominciato. Ovviamente Matteo non è che fa soltanto questo, ma ha anche un canale YouTube che poi lo trovate in descrizione, dove praticamente mostra appunto tutto quello che fa, dà consigli, prova dei macchinari utili per la terra. È un grande consiglio il tuo canale. Io racconto quello che faccio, ognuno prende quello che è utile. Bravissimo, cioè, questa è una bella frase. Molto più semplicemente, qualcuno ha bisogno di certa roba, trova quello, qualcuno non ha bisogno di niente, va bene, cioè siamo amici, la pacca sulla spalla. Beh, ho fatto sta, proprio... comunque il tuo lavoro si vede che va avanti, però quindi vuol dire che lo fai bene. Ed è da prendere come spunto. Arrivati a questo punto, direi che è arrivato il momento di salutare il nostro Matteo, perché ha davvero tantissimo da fare. Anzi, ringrazio di avermi dedicato un po' di tempo, di avermi fatto. Non hai voluto mangiare niente. Io volevo darti a mangiare, bere, ma non ho mangiato niente. Troppo con acqua. Devo dimagrire, Matteo. Ho capito, però c'è. Un po' d'acqua. Cioè, mi fai fare brutte figure. No, allora mi ha offerto da mangiare, purtroppo no. Non ho accettato perché se no non riesco a camminare, poi mangio stasera quando arrivo. Comunque ti ringrazio davvero di cuore per l'accoglienza, per avermi mostrato comunque in quel poco di tempo che avevi di riposo il tuo terreno, quello che fai, perché è un esempio anche da prendere in considerazione, perché anch'io avendo avuto un piccolo orto, vedendo quello che tu hai fatto, adesso ho delle idee in testa abbastanza particolari che metteremo in atto poi quando ritorneremo nella nostra campagna. Spero che mi possa trovare un po' più con calma, magari non un periodo così
No, promesso, no, promesso. A ritorno. Buon viaggio allora. Grazie mille di cuore. Buon lavoro anche a te. Ciao Matteo. Ciao. Salutato Matteo, adesso mi tocca accelerare il passo perché è tardissimo e sto avendo qualche dubbio sul raggiungimento del lago di Seo. Non so se ce la faccio oggi. E questa scultura ha la faccia. Ha la faccia, che struttura caratteristica. Ho raggiunto una località. Non sono lontanissimo dal lago di Seo, qualche chilometro, però non credo di voler raggiungere adesso perché sta iniziando a far buio e trovare poi un posto dove dormire lì vicino sarà abbastanza problematico, quindi ho deciso di trovare un posticino qui in zona, così poi lo possiamo visitare domani in tranquillità e con la luce. Adesso il problema è trovare un posto. Vediamo se avvicinandoci un po' alle montagne troviamo qualcosa. Allora, promette bene. Caspita, me ne stai niente qua. La tenda è stata aperta, ho aperto il tutto e ragazzi miei, ho chiuso il tutto perché adesso è l'ora della caccia. È pieno di zanzare, quindi evitiamo. Comunque, arrivati a questo punto, ragazzi miei, io direi che è arrivato il momento di concludere questa giornata. Il sole ci ha già salutati da un po' e adesso io entro nella mia bella tendina e noi ci vediamo domani. Buongiorno mondo. Una nuova giornata sta iniziando e quindi adesso mettiamo a posto il tutto e riprendiamo il nostro cammino. Sto riprendendo il cammino e sono più o meno le 6:30 del mattino. Temperatura ottima, c'è un filo di vento, quindi adesso raggiungiamo il lago di Seo e poi direzione chiudo. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Ci siamo, ragazzi miei, abbiamo raggiunto il lago di Seo. Che spettacolo! Oh, ma qua una mammacino! Oh, che belli! Mamma mia, che bello! Che bello! Che bel posticino. Abbiamo anche un bel limone qua. Oh, che bello. Mamma mia raga, che bel posticino qua. Sto lasciando il Seo ed è arrivato il momento di darvi un bel aggiornamento. Ebbene sì, sto tornando a casa. Ma non è a casa a San Nicandro, ma sto andando a Casuccia, qui in Valtellina, dove qualche anno fa abbiamo passato la nostra quarantena, abbiamo costruito la nostra casa di legno, che è ancora lì presente, e ci abbiamo vissuto per 75 giorni, quindi sto cercando di arrivare lì entro il 5 di questo mese, e compreso oggi ho ancora 4 giorni a disposizione. C'è ancora tantissima strada da fare, tante salite, perché adesso iniziano le montagne, e quindi sarà tosta. Potrei urlare per confortare queste persone un bel buona pesca. Ah, vabbò, vaiù, è qua. Abbiamo anche la terrazza con vista.
Mamma mia, che posto! Mamma, che spettacolo! Che bello sto lago, che bello! Quanto mi ci vorrei tuffare, mamma mia, quanto, guarda! È un caos qua! Mi sono passati davanti tanti Babbo Natale. Vedo un cavallo qui davanti. Che prepotenza qua. Sgarbi. Vittorio Sgarbi. Siamo quasi alla fine del nostro lago. A breve mi toccherà salutarlo. Ed è stato davvero bello camminare avendo al mio fianco questo spettacolino, raga. Stupendo. Avvolto dalle montagne. Bellissimo. Eccoci. Bisogne. Oh, piccolino. Zuzu. Hai capito? Sono più o meno 30 km percorsi. Adesso ne facciamo un altro po'. E praticamente l'intento di oggi era quello di finire la nostra tappa prima che inizi a fare troppo caldo. Ecco perché mi sono avviato prima e quindi direi che è arrivato il momento di fermarci. Mena me! Va a gettone? Via! Sono partiti! Vediamo subito un sorpasso. E che ecco, schiva gli ostacoli. Ma quanto sono belli! Ma ciao piccolini! Ma siete tutti dei fanciulli qua! Dalla giungla, mo si da focca. Penso di aver raggiunto un bel posticino dove so stare. È abbastanza tranquillo, ho il fiume davanti. E ma boh, va bene, mi piace. Anche se non l'ho posizionata proprio a livello, ragazzi miei, la nostra tenda è qua. Ci ho già messo il lettino dentro e quindi per oggi basta così. Sono un po' stanchino. Comunque ormai manca davvero pochissimo al raggiungimento di chiuso. Altri 3 giorni e la nostra casetta sarà stata raggiunta. Non vedo l'ora finalmente di ritornare là, perché lì mi sono sentito al sicuro quando stavo in quarantena. E secondo me fermarmi un po' lì mi aiuterà un po' a prepararmi per il cammino che mi aspetta, perché fino alla Spagna è un riscaldamento, quindi è dopo che arriverà la batosta e ci vuole un po' di ragionamento mentale. Comunque ragazzi, a parte gli scherzi, adesso vi saluto, la tappa finisce qua e mi raccomando, se anche quest'altro video vi è piaciuto non dimenticate di mettere un mi piace, di condividere e di iscrivervi al canale. Detto questo, il vostro Nazi vi saluta e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao belli!